Queste due radio sono di Silvio, Magnum S9 e Galaxy Pluto. Silvio è la provincia di Firenze. Mi ha scritto un fogliettino qui sul quale dice che l'S9 non trasmette e non riceve, è bloccato in frequenza. Controllo generale, vedi cos'è meglio che puoi fare. Il Galaxy Pluto sembra spostato di frequenza, non dà più di 5 watt. E aumentare modulazione e potenza se si può. Quindi adesso incominciamo con il primo, vediamo quale potrebbe essere più semplice. Scelgo il Pluto. Allora, fino a poco fa non andava, adesso ha ripreso a funzionare il frequenzimetro. Quanto riguarda la frequenza, siamo sul 22 e abbiamo questa qua, 1 kHz in più rispetto alla frequenza giusta, dovrebbe essere 27.225. C'è il preascolto e se io alzo un po' il mic gain succede questo, innesca. Quindi se tu non usi l'eco, non c'è eco qua mi sembra, a che serve il preascolto? Allora con l'innesco la potenza sono 10 watt, senza innesco, se io abbasso il mic gain sono 5 watt. Hola, hola, 10 modulazioni. Adesso lo apro e vediamo un po' il da fare. Questo è il suo interno, è stato già toccato la radio, mi avevi detto che non era stato toccato, però cioè non è che io ho qualcosa in contrario, però. Allora, ci sta questa modifica qui per la potenza. Ora, prima di fare l'allineamento, cercherò di sistemarlo diversamente. Metterò qui il trimmer per la minima potenza, qui il trimmer suo normale, quello che c'era prima, e poi faccio il sistema per regolare la potenza. Cercherò di aumentarla in qualche modo. Naturalmente farò pure l'allineamento per farlo tornare in frequenza. Ora me ne sono accorto, qui ci manca pure questo trimmer. Questo è della ricezione. Uno della M e uno delle bande laterali, per quanto riguarda l'S-meter, perché gliel'hanno tolto non lo so, quando le radio sono in queste condizioni c'è da impazzire, perché adesso devo fare mente locale sui collegamenti per ripristinarlo. Le sorprese non finiscono, io a volte mi concentro su una cosa e mi sfuggono le altre cose. Guardate qua, anche questo ci manca, adesso me ne sono accorto. Mannaggia. E meno male che non era stato toccato. E dopo che ho quasi finito e rimontato il frontalino, mi sono accorto che c'è lo strumento che non va, eh. Eccolo qua, resta a metà. Ma io non so se ce l'ho un altro per sostituirlo, se no devo lasciarlo così, adesso vado a vedere la roba usata. Eccolo qua, praticamente carbonizzato. La luce ha sciolto tutto qui ed è. Ma vedo se lo trovo, se no è un guaio. Sto cercando di aggiustare questo, ma non lo so se ci riesco perché la ruggine, il magnete interno ha fatto la ruggine, quella ruggine poi la calamita la trattiene, non va via, quindi lo strumento a volte non fa la corsa sua. Tanto che ha fatto la ruggine che nemmeno con lo sgrassatore sono riuscito a togliere qui dal vetrino. E niente, quello non va. Ho trovato questo. C'ha il vetrino più stretto, vedo se posso adattarlo. Meglio di niente, piuttosto che non averlo. Allora, con il primo spero di aver concluso. Silvio, ho ripristinato tutti quei componenti che mancavano qui e alcuni che erano di valore diverso li ho sostituiti. Ti ho rimesso a posto il diodo qui per il preascolto, l'ho tolto il preascolto perché innescava pazzescamente, non è questo il sistema.
Poi, visto che non hai l'eco, a che ti serve il preascolto? Questa è una mia idea, eh. Per quanto riguarda la potenza, adesso l'ho sistemata come si deve. Allora, questo è il trimmer che regola la potenza, il trimmer generale, massima e minima. Questo qui ci regola la minima. Va bene, poi avevano messo un potenziometro qua, sarebbe questo. Io l'ho eliminato, anche perché c'è il perno corto. E poi non era del valore giusto e te ne ho messo uno nuovo da 5K, va bene? Poi cosa abbiamo fatto più? Di qua niente, eh? Abbiamo messo lo strumentino, ne ho messo uno così che ho trovato. Allora, adesso proviamo per vedere la frequenza prima di chiudere. Allora, siamo sul canale 40, estremità alta sulla F 28305. Andiamo dall'altra parte, andiamo sull'1 25615. Quindi torniamo sul nostro canale di servizio, sul 22. No, non è questo il 22. Eccoci qua, 27.225. Quindi adesso lo chiudo e proviamo la potenza e la modulazione. Pensavo di aver concluso, ora comincia la pazzia, comincia a sballare il frequenzimetro. Pensavo di aver finito, mannaggia, non si finisce mai con questi problemi. Ma vado a sistemare qua. Ho cambiato i compensatori, ma non va, non va. Allora, io adesso li ho staccati questi fili, però quando faccio la commutazione in LSB, qui mi trovo la tensione di 8 volts, qui non me lo trovo più. Metto il tester qui e non mi trovo gli 8 volts, qui me li trovo. Adesso gli faccio la saldatura direttamente, vediamo che succede. Eccolo qua, ho fatto la saldatura, adesso sembra che va bene. Evidentemente qui la crimpatura sul cavo bianco non aderiva bene sul filo, ma soltanto sulla plastica. E quindi adesso lo chiudo e possiamo provarlo, sperando sempre che non ci siano altre complicazioni, perché con queste cose ogni volta escono problemi nuovi. Un altro problema di questi frequenzimetri è questo regolatore di tensione che sta qui sotto. Riscalda, che non si possono mettere le dita sopra, diventa di fuoco. Ora, per ovviare, ci ho messo questa piccola letta di raffreddamento, anche se poi scalda ugualmente, ma in qualche modo aiuta. Allora Silvio, se appena lo accendi vedi che esce qualche numero strano, dopo qualche secondo si stabilizza, eh. Più di questo non ho potuto fare, ho fatto le regolazioni proprio al limite. Allora, questa è la banda USB, LSB. Quindi possiamo provare la potenza. Potenza minima abbiamo. Sono 3 watt. Hola! Hola! 15-17 in modulazione. Andiamo su quella massima adesso e abbiamo, sono 12-13 watt. Si può aumentare, però io consiglio di lasciarla così, eh. Ola, ola, va oltre i 20. Alziamo qua e guardiamo contemporaneamente quello di sopra. Ola, ola, tocca ai 30 watt di picco. Andiamo in banda adesso. Ola, e ci siamo, andiamo sull'altra. Ola, naturalmente io sto andando sul canale 1, l'accordatore dell'antenna è sul 22. Proviamo di nuovo. Allora, torniamo in AM.
qualche watt in più, dai. Banda, guardiamo tutti e due gli strumenti. Ola! Ola! Siamo lì. Ola! E questo è tutto. Adesso devo passare all'altro, quello mi sa che è un po' più complicato, anche se questo non è che mi ha fatto, come dire, rallegrare, mi ha fatto tribolare pure questo qua. Adesso passiamo all'altro, vediamo un po' che è successo a quell'altro, perché dice che c'è la frequenza bloccata. Eccolo qua, non cambia nulla. Non si sente fruscio, se cambio banda non succede nulla. Adesso lo apro, anche se non sono convinto di poter riuscire a sistemarlo. Allora, per quanto riguarda questo, molto probabilmente c'è qualcosa qui sulla scheda della CPU. Se ho provato con un altro VCO uguale e fa lo stesso difetto. Ho misurato le tensioni qua guardando sullo schema elettrico e ci siamo, però non va. Molto probabilmente è proprio questa qui danneggiata, la CPU, e non riesce a comunicare con il VCO. Quindi oltre a questo io non posso fare più nulla. Bene, vi ringrazio per aver visto questo video. Purtroppo qui non ci sono riuscito. Grazie ancora, buona giornata.